I tempi della fine. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura, e la conoscenza aumenterà. Poi io, Daniele, guardai, ed ecco altri due uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Io udii, ma non compresi, e dissi: mio signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano, e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine del tempo. La profezia della fine del tempo del profeta Daniele descrive dunque sia la pesca miracolosa, quando si esprime dicendo: ci sarà un tempo, dei tempi, mezzo tempo. E sono riferiti proprio al tempo messo in relazione al numero 153. Il numero 153 deriva dal 33 più 1, dal 34. Infatti, quando il 34 viene scisso in avanza nuovamente un 34, che può essere scisso a sua volta in 153. 153 è legato alla quantità 33 che deriva dal 100, che in primo luogo da numero assoluto si rende unitario in 99 unità e poi si dividono per 3 e diventano 33 unità relative, perché sono terzi. Essi possono diventare ancora un intero se al 33 si aggiunge il 34. E allora questo 34 è scisso in una serie di 153 che progressivamente slittano, 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 slittano in eternità.
essendo sempre un decimo ogni volta di meno. Questo valore, 153, è abbinato proprio al conteggio cabalistico che porta a mezzo tempo, a un terzo, eccetera, perché un tempo e tempi sono i tre tempi in cui l'intero è uno e trino, e andiamo alla verità di Gesù Cristo, e più mezzo tempo, perché la realtà unitaria è binaria. Il giorno 13, prossimo 21, si gioca tutto, perché i numeri che rivelò dopo, messi in relazione alla fine del tempo, rivelò dopo il profeta Daniele, sono 1290 e sono collegati al 13, perché sono 13 centinaia meno 10. 13 centinaia, ossia 1300, meno 10 è 1290. Quindi è il primo dato che Daniele segnala, e come avete visto è condizionato dal 13 in centinaia e dal ciclo 10, che postosi come unità poi percorre nelle 13 centinaia soltanto 1290 giorni. Il secondo valore numerico che il profeta Daniele cita è superiore, è 1335, ossia qui è presente immediatamente il 13 nelle centinaia e vi si aggiunge il 35, che è il contrario alla lettura inversa del 53. Se noi consideriamo questi 1335 giorni di cui parlò, e che io in un resoconto precedente, errando, ho considerato come 1135, ossia con 200 giorni in meno, noi arriviamo al 26 aprile. Perché sono beati quelli che cominciano dal 26 di aprile? Che cosa è successo il 26 aprile del 2009? Il potenziale lineare che deriva dalla radice quadrata della data è il seguente. La differenza del potenziale rispetto a quel 44, le dimensioni piene date dalle 4 reali nell'otto e le 4 immaginarie nell'otto rivelano un ente attivo che è proprio dato dallo 0,66, ossia romano, 5, ossia la mano, quella reale a livello della dimensione 10 alla meno 4, e quel 44 che è il valore della parola 1, che è il valore unitario.
perché 44 è proprio l'unità complessa data dalle quattro dimensioni di Dio, uno e trino, che vale il ciclo 10 del Dio Padre più 1, che è la verità dello Spirito Santo, quella dell'unità assoluta. Quindi il potenziale di questo giorno realmente per conto suo si dimostra collegato a Romano, alla sua mano, alla sua unità, e in quel periodo io sono a Monte Silvano, tornato da una ventina di giorni dal Brasile, io costretto ad andare da una parte all'altra del mondo, e che ritornato a Monte Silvano esattamente 20 giorni prima, pari al intero ciclo 10 del Dio 10, ho patito il terremoto che c'è stato a L'Aquila, lì vicino, e che ho sentito anche io. Dal 6 aprile di quel terremoto mio a Monte Sion, nella mia Monte Sion, io che sono il Padre 10 e sono un ente binario, essendo anche lo Spirito Santo, con quei 10 più 10 giorni aggiunti a quel 6, mi ritrovai in quel 26 aprile della beatitudine descritta dal profeta Daniele. Di conseguenza, anche il terremoto che mi ha riguardato ad Aquila è il sintomo di quello che sta per accadere, ossia del mio ritorno progressivo a Saronno, in cui poi sarò indotto prima a curarmi della prostata e poi ad attivare questo miracolo dei 153 grossi pesci, dal quale io aspetto lo stesso aiuto che ebbero quei tre inviati del cielo che scesero e andarono a Sodoma, che rischiarono di essere sodomizzati e che furono aiutati da un super Lot che impedì quella sodomizzazione che io invece tuttora patisco qui, in questo periodo in cui, nonostante che il Papa Giovanni Paolo II ha promesso l'avvocatura della fede al filosofo che, trovato il coraggio, cerchi di trovare un percorso nuovo che porta a Gesù Cristo e che attivi la verità di per sé dello Spirito Santo, della verità, nonostante la promessa avvocatura, io che ho cercato di portare questa risposta avendola già da parte del mio Spirito Santo, non ho potuta portare, anzi sono stato costretto a ben 112 giorni di fame, perché un buon pastore non cura personalmente le sue pecorelle e, disobbedendo al triplice ordine di Dio, pasci le mie pecorelle, le ha affidate all'ultimo degli ultimi di una gerarchia di potere che non era certo quella che Gesù aveva chiesto a Pietro